Aveva detto che non doveva fare nessun passo importante per salvare la città. Lui va a Sparanisa, c'è delle condizioni pazzesche da Championnet e praticamente i napoletani capiscono che sono abbandonati. Guardate un altro aneddoto interessantissimo. Re Ferdinando parte per Palermo, però c'è un mare così forte in quei prima di Natale del 1798 che la nave sta più di un giorno ancora nel porto e non riesce a partire per il mare forte, nave a vela, sto dicendo ovviamente. I popolani, i lazzari vanno con le barche sotto la nave del re e pretendono di essere guidati per la difesa, ma il re parte su ordine di Acton e poi gli imbecilli dicono scappo in Sicilia. Quello è stato quasi sequestrato da Acton e Nelson, messo sulla nave e portato in Sicilia. E allora, ecco, introduciamo il fatto dei lazzari. Sapete benissimo, l'ha già detto Claudio, da dove venivano, una vecchia tradizione dei sedili napoletani. Questi qua usano la prammatica famosa di Carlo III o VII di Napoli, che diceva che quando il re non c'era, il popolo era sovrano. Si riuniscono a metà di gennaio nel convento di San Lorenzo, dove i sedili si riunivano e proclamano tutti insieme che loro sono i sovrani del regno di Napoli e devono difendere la città dai francesi. Vanno a prendere le armi degli arsenali, si armano e si preparano ad affrontare il più grande esercito del mondo, il più grande esercito del mondo, con i migliori generali e strateghi che avevano già fatto esperienza terribile in Vandea. Questi qua, non ci dimentichiamo che erano questi francesi che arrivarono qua. E i napoletani vollero resistere. Il 20 gennaio, che era domenica, per tutte le strade di Napoli avremmo potuto farlo oggi se fossimo state più in sintonia, ma si fanno le cose con fretta. Bastava due o tre di noi con un tamburo camminare per le strade di Napoli antica, per i decumani. Lo faremo. E dire serra, serra, come dicevano loro, scendete dai palazzi, venite a fare una linea con noi, serra, serra. Nessuno deve stare a casa sua, fra poco qua arriva l'inferno. E poi andarono tutti nel Duomo e con la messa della benedizione dell'arcivescovo giurarono avanti a San Gennaro di difendere la città a qualunque costo, perché lui era il generalissimo dei lazzari napoletani. Ovviamente lazzari pure qua è riduttivo, c'erano i lazzari ma c'erano le persone leali al re, c'erano i soldati sbandati che stavano qua, c'era il clero, tutto fedele, quindi tutte queste persone insieme era il popolo di Napoli che decise di fermarsi. Claudio diceva una minoranza, non è una minoranza, sono 50 persone in una città di 400-500 mila abitanti, 50 persone erano i giacobini, quelli là che stavano appresso a queste idee nuove per sovvertire quello che invece stavano costruendo qua. E allora il 20 mettono la bandiera nera con la testa di morte e con la inneggiante a San Gennaro e decidono di combattere. I 21 francesi partono da Pomigliano per far capire che cosa sta succedendo, radano al suolo Pomigliano, ammazzano tutti quanti per far capire che non c'è possibilità di aiutare i napoletani. Devo finire il ponte della Maddalena. E allora loro attaccano Napoli con tre colonne. Una di queste colonne va al ponte della Maddalena, che era sul fiume Sebeto e quindi era un naturale confine con la città. Da qua si entrava nella parte sud della città di Napoli. E qui venne il più importante generale francese, un giovane di 27 anni, Kellerman, che era bravissimo, un generale eccezionale, trovò i lazzari schierati davanti questa ponte della Maddalena e combatté un'intera mattinata con i lazzari senza riuscire a sfondare. Ci fu un eroismo eccezionale qua, riuscirono a fermare questa brigata di Kellerman che era fortissima. Riesce a vincere Kellerman nel pomeriggio soltanto perché la riserva francese del generale Brussier, che stava verso Benevento, converge da questa parte, attacca insieme a Kellerman e così riescono a sfondare e poi faranno la grande battaglia al mercato la sera, soprattutto il giorno dopo. Quindi qua fu un posto di grande eroismo, fu un posto che mise a dura prova le armi francesi, che vinsero soltanto con una schiacciante superiorità. Le cose più belle però avvennero a Porta Cavana, quando arrivò là, daremo onore e grazie.
ma già possiamo dare un onore ai Lazzari. Diciamo tutti quanti per i nostri Lazzari, onore! Onore! Onore!